Grazie a te, anche stamattina siamo insieme, grazie siano rese al Signore perché... perché condividiamo anche stamattina la parola del Signore. Questa mattina c'è un messaggio speciale, cioè mantieni viva la fede. mantenerla sempre allo stesso livello. Le cose nel cammino possono scendere o salire. Possiamo essere euforici, euforici o meno. Il nostro cammino può essere fatto in salita o in discesa. Quello che è importante è che la nostra fede continui a mantenersi a livello giusto non so se mi spiego bene quando noi manteniamo costantemente il filo della fiducia nel Signore possiamo scendere nell'ombra della valle della morte e non temiamo possiamo salire sulla montagna della trasfigurazione e restiamo ancora saldi Possiamo restare con Gesù sul monte e poi scendere nella valle dove ci sono i problemi e noi continuiamo a mantenere salda la nostra fede. Noi ce la possiamo fare perché i nostri padri nella fede non avevano una parte storica. Ora, non avere la parte storica, che cosa vuol dire? Che non sappiamo come muoverci perché è tutto nuovo. Mentre quando abbiamo la parte storica, abbiamo già consolidato qualcosa che è certa, che è sicura. Allora abbiamo soltanto da guardare avanti e mantenere la stessa linea. Cioè voglio portare un esempio pratico, così noi comprendiamo insieme, in modo che andiamo avanti poi per proseguire. Mentre Dio faceva le promesse ad Abramo, tutto quello che doveva accadere era vuoto davanti a lui. Mi voglio spiegare. Lo portava fuori la tenda e gli diceva guarda le stelle del cielo, così sarà la tua progenie. Poi la tua progenie sarà come la rena sul dito del mare, ma lui non aveva figli, giusto? Allora giustamente poteva vacillare, poteva ragionare, poteva perdere pressione, per così dire, perché non sapeva, ma lui era un uomo di fede. Noi invece quando pensiamo ad Abramo, Essendo, sta, essendo oltre, perché sono passati dei millenni, noi impariamo dall'esperienza di Abramo come ha superato dove era tutto vuoto. Perché noi vediamo che veramente quello che Dio gli ha detto si è avverato. Cioè calcoliamo che... Se guardiamo solo il popolo d'Israele non è niente. Ma dato che lui è il padre della fede, le tre religioni più grandi che ci sono nel mondo derivano tutte da Abramo. Allora veramente le promesse di Dio sono vere. E noi anche noi siamo figli di Abramo per la fede, non per il sangue ma per la fede. Ora, per noi è più facile credere in Dio perché con delle risposte così potenti, con delle risposte così grandi, beh, se non crediamo allora vogliamo proprio chiuderci e dire non, non è vero. Un altro esempio ci può aiutare, no? Gesù aveva dodici discepoli, uno già pensava di farlo fuori, di venderselo e di tradirlo. Gesù sta seduto con i suoi e dice questo Evangelio del Regno sarà predicato fino ai quattro canti della terra come una testimonianza che io, il Cristo di Dio, sono venuto sulla terra. Poiché la gente si salva o non si salva, lui li vuole salvare tutti. Però se la gente non si vuole salvare, però intanto noi, se eravamo con Gesù, Pensavamo, uh, ma questo è farnetico. Perché? Sono 12, questo se n'è andato, tutta l'opposizione che c'è intorno. E poi che pensare quando lo hanno visto crocifisso? Ma che ci ha detto? Giusto? Mentre per noi che sono passati duemila anni, vedendo che noi italiani, cristiani o mezzi cristiani come siamo, comunque abbiamo la testimonianza. L'Europa comunque ha la testimonianza, le Americhe hanno comunque la testimonianza. Cosa ci dice tutto questo? Che le parole di fede, le promesse che fa il Signore Gesù Cristo, che faceva Dio che è la stessa cosa, si realizzano. E questo ci aiuta a dire, io posso venire meno, la mia mente può venire meno. Ma Dio è fedele, perciò se mi ha detto questo nella sua parola è vero e basta. Dice la Sacra Scrittura che per quel fatto che Abramo, non vedendo ma credendo, Dio gli mette la fede come conto della giustizia. Cioè dice tu non sei giusto, però io la tua fede la sposto, la vado a mettere per equilibrare dove ti manca la giustizia, io ci metto la fede in modo che resta qua. Noi invece non è la stessa cosa, perché nel conto della giustizia per noi Dio ha messo la nostra fede nel sacrificio, nell'opera di Cristo che va a livellare la nostra ingiustizia, perché la nostra giustizia, la nostra fede è fondata su quello che Cristo ha fatto per noi, quello che Dio ci ha offerto attraverso Cristo, che è la giustizia di Cristo riversata su noi. La nostra fede posizionata in quello che Cristo ha fatto, va a mettere il saldo del nostro conto, tutto pagato non da noi ma da Gesù. Ora, detto questo, andiamo avanti per comprendere in che cosa dobbiamo tenere fede man mano che camminiamo con il Signore. Ci sono delle promesse nella parola del Signore, tante. Ce ne sono alcune però che le abbiamo vive nel nostro cuore. Ci sono delle promesse nella parola del Signore, tante, ma ce ne sono alcune che sono vive dentro di noi, che non si spengono. Noi abbiamo una mente molto stretta, facilmente dimentichiamo, ma per comprendere quello che stiamo dicendo, ci sono delle cose che sono sempre a galla. Oppure, al momento opportuno, lo Spirito Santo li fa venire fuori. Come un tulipano. Sembra che non c'è niente, il bulbo è sottoterra. Ma quando arriviamo nel mese di aprile, un giacinto è sottoterra, non si vede niente, esce bel fiore. Una dalia, una patata sotto non si vede e poi ti escono fuori dei fiori alti a questa a quest altezza. E vuol dire che c'è la vita in quel, in quel bulbo. C'è la vita divina, le promesse di Dio nella nostra vita vengono a galla. Quando così succede, noi ne dobbiamo tener conto. Ci dobbiamo chiedere, ma c'è qualcosa di speciale in questo? Allora noi li dobbiamo mantenere a quel livello. Perché sono importanti? Perché anche se abbiamo degli sbalzi come la temperatura della nostra, fe nostra febbre quando siamo ammalati, ma manteniamo sempre la vita. Eh? Dobbiamo mantenere in vita le promesse del Signore, li dobbiamo inseguire, e quando ci viene meno la fede, noi continuiamo a credere. Eh? Credere poi vuol dire muoversi per raggiungerle. Un esempio: Dio gli aveva promesso che Abramo, giusto per avere un punto di riferimento, Doveva avere un figlio da Sara. Però adesso parliamo in sincerità. Anche se aveva 100 anni lui e 90 anni lei, dovettero accoppiarsi. Perché se non si manca accoppiava, vuol dire che non aveva il figlio. Voglio dire che ci vuole anche la nostra partecipazione. Perché se non si corregavano insieme... E lo aspettavano così, da dove doveva arrivare? Ci sono tante cose che richiedono la nostra partecipazione perché si completino. Dio ci deve aiutare. Una volta andarono, due coniugi si erano sposati e non avevano figli, e allora andarono dal dottore per voler sapere come mai fare l'analisi. Beh per non portarla alla lunga, questi due dormivano separati e mai si erano messi insieme. E il dottore disse: Scusate, ma dice: ma Noi ci siamo sposati da tanto tempo e ancora non abbiamo figli. Quando gli hanno rivelato come vivevano nella loro casa, stavano in due letti separati e mai si erano conosciuti. Sessualmente. E il dottore disse scusate, sono analisi perse che facciamo e il minimo che dovete fare dovete dormire insieme. Ora, queste cose ci aiutano per capire come noi dobbiamo mantenere costantemente la nostra fede, nonostante gli alti e bassi della nostra vita. Leggiamo insieme nella parola del Signore e lo Spirito Santo ci aiuterà stamattina. Io sono certo perché mi ha parlato in un modo speciale e mi ha dato anche un messaggio per te stamattina. Gloria al Signore, un messaggio che mi ha detto: Questo tu glielo devi dire. Bene. Mantieni viva la fede. Leggiamo insieme in Genesi capitolo 15, verso 1. Segnati man mano i versi che leggiamo, perché se no poi alla fine. Non riesci a scriverli tutti perché noi ci mettiamo tanta parola del Signore quando condividiamo, perché è meglio che parla Dio con la sua parola e noi. Noi aggiustiamo solo quel poco che il Signore ci aiuta per coordinare il filologico di quel che diciamo, ma quello che realmente porta a destinazione grandi risultati è la parola di Dio. Segnati i versi che leggiamo, dopo te li vai a rileggere e vedrai come il Signore ti parla. Dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo, non temere, o oh Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Non temere, quando pensieri negativi girano nella nostra mente, sempre nella parola del Signore troviamo non temere. Dio dice non temere. Gesù dice la stessa cosa, in parole diverse: Io non ti lascio e non ti abbandono. Tutti ti possono lasciare, ma io non ti lascio. Gesù, nel, nelle difficoltà più grandi che avevano i discepoli, nei periodi di, dove la persecuzione era forte, quando arrivava Gesù, non temete, perché noi siamo soggetti a questo tipo di malattia, di debolezza. In Lamentazioni capitolo 3 verso 57, leggiamolo insieme, cosa ci dice la parola del Signore perché è meraviglioso. Ma benedetto sia il Signore, gloria a Dio. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato e mi hai detto: Non temere. Noi, ogni volta che ci avviciniamo al Signore, o il Signore si avvicina a noi, nelle nostre molteplici difficoltà, il Signore viene sempre a mettere, a sbarazzarci del timore e a produrre la fede di non temere perché c'è Lui. Come un bambino che si trova spaesato, solo, sperduto in una foresta, sente la voce del Padre e acquista fiducia. Gloria sia resa a Dio. Perché? Si sente smarrito, solo, al buio, non sa, non trova, non ha, ha perso l'orientamento, si sente smarrito. Quando sente la voce del Padre che lo chiama, già quella è una grande garanzia. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato, tu hai detto non temere. Ogni volta che tu ti avvicini al Signore, invochi il Signore, ti assicuro che Lui viene con una parola al tuo cuore. Sorge dentro di te dicendoti lì che puoi proseguire con lui. Diciamo che quando noi ci rivolgiamo a lui, il nostro incontro con lui toglie il timore, toglie la preoccupazione, ci dà la libertà perché egli ci dà uno spirito di libertà, dice la parola del Signore, e d'amore. Dio dice io sono il tuo protettore divino. Guardiamo nel verso 2 del capitolo 15 della Genesi. Quello che dice ad Abramo lo dice a noi perché la parola di Dio questa mattina non parla ad Abramo, parla a me e a te perché è come il sole di oggi. Il giorno di sole che stava vivendo Abramo in quei millenni passati. È lo stesso sole che io e te oggi abbiamo insieme con noi. Ciò vuol dire che la parola di Dio è sempre la parola presente che serve quando noi la leggiamo, la meditiamo, l'ascoltiamo o ci parla. Dio sta parlando a noi al posto di Abramo, sta dicendo a noi per darci un sollievo che viene da Lui. E Abramo disse, Signore eterno. Che mi darai tu, poiché io me ne ho senza figlioli, e chi possederà la mia casa è Eliezer di Damasco. Signore, tu mi dici così, ma ti sei dimenticato che io sono vecchio e sto facendo i documenti per adottare Eliezer come figlio. C'era eh, una possibilità di lasciare i lasciti eh, che avevano ad un servo fedele che stava trasferendo, era comune questa pratica in quel, in quel tempo di trasferire in questo modo. Dio gli aveva detto che avrebbe avuto una progenie, ma realmente al presente lui è molto anziano e parla col Signore parla col Signore ma non cede nella fede. Noi possiamo parlare, salire e scendere, ma la fede deve continuare. Cioè, in parole diverse, mi avevi detto, Signore, guardiamo indietro cosa dice nel capitolo 13, verso 16, ora riviviamo un poco. Tu mi avevi detto una cosa, però io ancora non la vedo. E farò sì che la tua progenie sarà come la polvere della terra, in guisa che se qualcuno può contare la polvere della terra, anche la tua progenie si potrà contare. Sono passati degli anni, la promessa era, invecchiava, ma non vedeva. E mentre il Signore gli dice ancora di volerlo benedire e che era il suo, il, era il il suo, eh, la sua forza, il suo protettore, Abramo gli ricorda che, Signore, ma com'è sta cosa? Anche nel capitolo 12, verso 2, leggiamolo insieme: Mi avevi detto questa cosa quando mi chiamasti, e io farò di te una grande nazione e ti benedirò, e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Gloria al Signore! Ecco. Abramo tutto quello che vediamo noi, lui non lo vedeva, lo vedeva solo per fede, perché lasciò e seguì il Signore. Noi siamo favoriti perché quello che Dio dice, ha detto, lo ha mantenuto e noi lo vediamo. Perciò noi possiamo poggiare la nostra fede sul Signore quando ci dice qualcosa. Non dormire a quattro cuscini, ma inseguire le promesse di Dio. Gloria al Signore. Mm. Sono vecchio. E come può essere questo grande uomo di fede? Si rivolge, si rivolge a Dio. Nel capitolo 15 verso 2 e Abramo disse Signore Eterno che mi darai tu? mi hai detto nel capitolo 12 mi hai detto nel capitolo 13 me l'hai detto nel capitolo 15 Signore ma ti sei scordato che io sono, sono vecchio Abramo disse Signore Eterno che mi darai tu? perché io me ne ho senza figlioli e chi possederà la mia casa è Eliezer di Damasco. Cioè proprio vedere questo uomo vecchio, anziano, che dice con Dio oh signore ma ti sei scordato, <ride> ti, ti sei proprio dimenticato, Non me l'hai detto dieci anni fa, quindici anni fa, me lo ripeti, adesso mi dici che mi benedici, ma quando vado per tirare le somme, mia moglie ha dolori da tutte le parti perché si dice: Dopo 40 anni, ogni mattina hanno malanno e io non ne parliamo. Quando mi alzo, poi il tutto non funziona. Ma signora, ma ti sei scordato? Cioè, avremmo detto la stessa cosa noi. E poi ti ho seguito pure. Ho lasciato ur dei Caldei. Sono quasi alla fine del mio cammino. Signore, ma io ho fatto 2500 chilometri da Ur dei Caldei per tutto il giro che tu mi hai guidato lungo il mio percorso. Ed eccomi qua, ancora mi trovo così. Certo che a guardarlo sotto il profilo, ma avremmo dovuto, se eravamo con lui, dicevamo, ma poveraccio, ma ancora ci credi. Eppure il Signore continua a parlare al suo cuore. Tu non, tu non mi hai dato, tu non mi hai dato. Le circostanze non sono favorevoli e Dio continua a dire non temere. E poi, se c'era pure Sara, messi insieme, peggio che andare di notte, perché poi non era sta bella figliola. Dici, potrebbe pure succedere, che all'ultimo momento, cioè quella pure aveva i suoi guai ed era pure anziana, vecchia, cioè quando si concertavano mancavano le condizioni per vedere la realizzazione di ciò che Dio continuava a dire che faceva, ma Signore aiutaci. Stamattina il Signore già ti sta cominciando a parlare perché tu hai delle circostanze dove veramente vedi tutto, tutto, tutto nero. Ma il Signore ti vuole incoraggiare stamattina, guarda. Mentre io te ne parlo, sento proprio nel mio cuore che è una parola che ti vuole dare una mano a dire non disperare perché Dio può fare quello che tu non puoi immaginare. Queste parole vengono dal cuore di Dio, fluiscono attraverso il mio cuore perché conosco la sua voce e ti sta dicendo non disperare. Tu che hai delle promesse del Signore, il Signore ti dice non disperare stamattina. Gloria sia resa a Dio, che bello Signore. Guardiamo un profeta che ci aiuta a comprendere quando Dio parla, Abacuc capitolo 2 verso 3, perché la parola del Signore nell'insieme ci aiuta a mantenere quell'equilibrio che abbiamo bisogno. Abacuc, Kuk. Abba Kuk. una B. Ci sei? Forse l'hanno scritta con la H in quella versione. Abacuc 2-3. Poi metti insieme i versi per farli ricopiare. Poiché è una visione per un tempo già fissato, ella si affretta verso la fine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché per certo verrà. Non tarderà. Passano gli anni, ma la promessa è ancora viva. Quante cose non ricordiamo più, ma ci sono alcune cose che non si cancellano, questo è per noi. Sono vive. Se tarda vuol dire che non è ora, ma non spegnere la fede. Dio valuta la fede, lui risponde per la fede. Questo dobbiamo mettercelo qui dentro. Quando noi inseguiamo le sue promesse, sono vive nel nostro cuore, ci vengono e si ripetono e continuano ad essere vive dentro la nostra memoria, perché dimentichiamo tante cose, ma quelle sono sempre lì. Non perdiamo la fiducia, perché Dio risponde alla nostra fede, non se siamo bravi o se ci sono le condizioni. Questo vuol dire avere fede. Fede in Dio vuol dire che le cose, anche quando non ci sono le condizioni, perché lo ha detto Lui, sarà così. Cioè, io posso avere un familiare, Dio ha promesso che i miei figli saranno salvati e lo servono. Diciamo che ci sono dei momenti che mi dà l'impressione che forse vengono meno. Ma non guardo loro, guardo quello che mi ha detto Dio. Io continuo però a pregare ogni giorno, più volte al giorno. Mi sono spiegato che cosa sto dicendo. Non vedo un grande fervore, non vedo che si consacra, non vedo che... Però io, Dio mi ha detto che lo serviranno e ci dobbiamo vedere nel cielo. Cosa faccio? Ogni giorno prego, più volte al giorno, invoco il sangue di Cristo che li purifichi e continuo a fare così. Faccio come faceva Giona, Giobbe. Giobbe, i figli andavano a mangiare e lui diceva, oh forse i miei figli peccano contro Dio, io anziché stare così, offro un sacrificio per loro, perché se peccano contro Dio, i miei sacrifici che offro a Dio purificano la coscienza dei miei figli, in modo che lui credeva così, perché Dio aveva stabilito così, e lui si muoveva sulla base delle direttive che Dio gli aveva dato. Se tarda, dice la parola del Signore, vedi qua cosa dice, se tarda, aspettala. Se tarda vuol dire che non è ora ancora, ma non spegnere la fede. Dio valuta la fede, lui mantiene vivo il ricordo. Noi manteniamo viva la fede, lui ce lo ricorda quello che ci ha detto. E noi agiamo in fede per voler vedere che ciò si realizzi. Esercitare la fede vuol dire questo: il diavolo dice non ci pensa proprio, ormai non ci sono le condizioni. Tu sei malato, non ci sono le condizioni e hai pure il certificato medico che ti dice che 5 giorni ancora. Tu non hai figli, hai il certificato medico che dice che i globuli, gli ormoni non sono... Tu non te ne importa proprio. Se tu sei con Dio, dice, vabbè questo dice così, ma Dio dice che se io ho fede in lui, lui risponde. Ma non è successo, se tarda aspettala. Dio mantiene vivo il ricordo nella nostra vita, noi manteniamo viva la fede. Abramo ha ricevuto, punto interrogativo, sì, perché ho detto le tre religioni più grandi del mondo, globali, da millenni, sono tutte che derivano da Abramo. Ciò vuol dire che... La tua progenie sarà come le stelle del cielo e come la polvere della terra, è assodato perché Dio è fedele. Non quanto era bravo o le possibilità che aveva bravo, no, la promessa di Dio perché Dio è fedele. Ne ha parlato, si è lamentato, ma non è venuto meno nella fede. Perché lui si è lamentato, come abbiamo visto nel capitolo 15, verso 2. Guardiamo un pochettino. Ma non ha buttato in aria tutto e ha detto, me ne torno a Ur dei Caldei. Abramo disse, Signore Eterno, che mi darai tu? Poiché io me ne vo senza figlioli e chi possederà la mia casa è Eliezer di Damasco un mio servitore, ma ha continuato a camminare e a credere in Dio, gloria al Signore. Non ha detto, dato che tu non hai mantenuto le promesse, io me ne torno a Ur dei Caldei e se vivo ancora mio padre, vado a fare affari con il re che abbiamo lasciato, perché mio padre costruiva la statua del re e che ne vendeva a Bizzef e faceva grandi affari. Hai capito bene? Dio ci deve aiutare, noi dobbiamo mantenere il livello di fede con il Signore perché Lui è fedele e non, non ci piove, Dio è grande. Guardiamo in Atti 16,30 come Dio è fedele nelle cose, leggiamolo insieme, gloria al Signore, e di fuori disse, Signore che devo io fare per essere salvato? Nel verso 31 leggiamolo insieme. Ed essi risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. In materia di fede, no? Gloria al Signore. Noi che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo credere. Perché l'Evangelo si fonda sulla fede. Fede nel Signore. Noi dobbiamo credere. Leggiamo insieme in Giovanni 20, 31, che cosa dobbiamo credere? Ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Alleluia. Noi per essere salvati dobbiamo credere nel Signore Gesù Cristo, che Egli è il Messia di Dio, il Cristo di Dio, affinché crediate che Gesù Cristo è il figliolo di Dio e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Ma che vuol dire credere ne, in Gesù per essere salvati? Eppure la risposta di Paolo, a questo carceriere di Filippo dice, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia, la tua casa. Dobbiamo credere nella sua opera, l'opera che Gesù ha fatto in nostro favore. La sua opera, guardiamo insieme, in 1 Corinzi, capitolo 15, verso 3. L'Evangelo... Si schiude davanti a noi. Che dobbiamo credere? Che devi credere stamattina? Che devo credere stamattina? Poiché io prima di tutto, io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che il Messia doveva essere l'agnello sacrificale. Questo dobbiamo credere. Guardiamo che cosa dice la parola del Signore. Isaia 53:5. Secondo le scritture, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Che dicono le scritture? Settecento anni prima Isaia diceva, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione, salvezza, riconciliazione, tutto questo. Dio ci deve aiutare. Trafitto per noi che dobbiamo credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio, il Messia, che secondo le scritture, dalla rivelazione che abbiamo ricevuto egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni. Guardiamo come continua in 1 Corinzi 15:4. Questo dobbiamo credere. 1 Corinzi 15:4 dice ci sei? che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Alleluia. Credere in Gesù, che vuol dire? Che Lui si è sostituito totalmente per noi, che è morto per i miei peccati ed è risorto per la mia giustificazione. Quando io credo questo... La salvezza mi viene da Dio. Quando tu credi questo, lo Spirito Santo trasferisce nella tua vita una nuova vita: quella che ha acquistato Cristo alla croce, perché Lui è risorto e tu risusciti, risusciti perché siamo morti nei falli e nei peccati, ed Egli ci risuscita per il soffio della sua vita che rilascia nel nostro essere. E lo sta facendo adesso. Mentre noi guardiamo e ascoltiamo e la sua parola ci parla, lo Spirito Santo soffia dentro di noi questa vita nuova. Gloria al Signore. Vediamo dove lo dice nelle scritture, così possiamo credere. Leggiamo insieme in Luca 24, 46 e 47. Così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Alleluia! Eh? Voi mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e infine all'estremità della terra. Di che cosa? Che io secondo le scritture ho fatto, ho portato a destinazione la salvezza a miei proprie spese, e ora sono risuscitato e siedo alla destra di Dio per intercedere per chi si rivolge a me. Alleluia. Gloria al Signore. Guardiamo in Atti 16,31 quello che stavamo leggendo. Alleluia. Grazie. Essi gli dissero, credi nel Signor Gesù e sarai salvato, tu e la casa tua. Come posso essere salvato io? Come puoi essere salvato tu? Credi nel Signor Gesù e sarai salvato. Attenzione, tu e la casa tua. Cosa ci vuole per portare salvezza in una famiglia? Credere tu e la casa tua. Credere in questo atto che Cristo ha fatto per noi porta la salvezza in te e nella tua casa, nella tua famiglia. Gloria al Signore. Guardiamo in Atti 11:14, effettivamente come succede questo? 11:14, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Alleluia. Il messaggero del Vangelo... Chiunque amministra l'Evangelo, io che sto amministrando l'Evangelo questa mattina, porto la bella notizia da parte del Signore che puoi essere salvato tu e la casa tua, la tua famiglia, perché Dio fa proprio questo. Pietro fu chiamato per andare nella casa di Cornelio perché il messaggio del Vangelo... Mentre lo proclamava, cosa fece? Portò salvezza, salvò Lui, ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e la casa tua. Quando il Vangelo viene predicato e creduto, sarai salvato tu e la casa tua. Guardiamo in Atti 16. 14. Come Dio opera. Perciò la nostra fede si consolida nel Signore perché i fatti lo comprovano. Guardiamo insieme: 16, 14. E una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora, della città di Tiatiri, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Cosa ascoltava? Ascoltava l'Evangelo, alleluia. L'Evangelo porta vita nuova, gloria al Signore. E il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E guardiamo nel verso 15. E dopo che fu battezzata con quelli di casa, alleluia, con quelli della sua casa quelli che erano adulti e che credettero, non ci sono bambini qui che, che credono, no, sono, in tutti i casi nella parola del Signore non c'è nessun neonato, mai un neonato sentiamo che abbia chiesto di essere battezzato, mai questa invenzione per fare numero è stata apportata giusto per dire che se li prendiamo quando sono nel nido, se non li perdiamo, mettiamoli a bada. I sistemi religiosi usano così, impongono le cose. Non si interessano che dice il Vangelo, anche i religiosi moderni, no? Vogliono mantenere le persone con l'autorità, ma non quella divina. Tu non devi andare dagli altri fratelli, tu non devi andare nell'altra chiesa, tu non devi sentire l'altro pastore, tu non devi ascoltare parole di vita, tu non devi ascoltare che dice l'altro fratello. Una, un recinto che si tiene perché si cerca di forzare la mano per mantenere... Se sei anziano, e io poi se tu non vieni in chiesa, non ti faccio il funerale. Se tu vai a un'altra chiesa, io non ti faccio testimoniare. Io ti metto in seconda fila, se tu vai dai fratelli nell'altra chiesa, eh, questa è la chiesa madre, io non ti faccio pregare, io ti metto all'ultimo posto, tu devi venire solo in questa chiesa, sti sistemi religiosi Dio ce ne libera. E dopo che fu battezzata con quei di casa, ci pregò dicendo, se mi avete giudicata fedele al Signore, Entrate in casa mia e dimoratevi, e ci fece forza. Gloria al Signore. Dio continua a salvare, anche oggi il Signore continua a salvare. Gloria sia resa al Signore. Tutta la famiglia, abbiamo udito, quelli di casa sua. Questa è una promessa di Dio per te stamattina. Se tu ricevi Gesù Cristo nella tua vita come tuo personale Salvatore, Dio attraverso di te. E o se sei già salvato, puoi contare che Dio per salvare la tua famiglia ci tiene più di te. Egli ti sta parlando stamattina. Sarai salvato tu e la casa tua. 16:31, guardiamolo un'altra volta, perché se no noi ci perdiamo per strada. Dio fa le promesse come le ha fatte ad Abramo, come le ha fatte nel tempo, come le ha fatte Gesù. Noi abbiamo la scrittura consolidata che comprova quello che diciamo. Essi risposero credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la casa tua, tu e la tua famiglia. Questa è una promessa ancora valida per te. Oggi il Signore la rinnova ai tuoi orecchi, al tuo cuore per dirti tu sarai salvato se credi nell'opera che io ho fatto in tuo favore e non solo, ma tu sarai un mezzo di salvezza per la casa tua. Dio ci deve aiutare. Questa è una promessa di Dio per te. Proprio questo mi ha detto il Signore stamattina. Mi ha detto tutti devi scrivere questo e devi dire a colui, a lei, a colui che sta ascoltando, che se accetta il Signore o segue il Signore e cammina col Signore, io salvo la sua famiglia. Perché noi lo vediamo, il Signore lo ha fatto, Dio ci deve aiutare. Mi ha detto il Signore di dirti di non perdere la fede. Abacuc dice, leggiamo Abacuc, 2-3, Abacuc, 2-3, poiché una visione per un tempo già fissato, ella si affretta verso la fine, non mentirà, se tarda, aspettala, poiché per certo verrà, non tarderà. Certo che ti devi, devi cercare prima di tutto tu la salvezza, già è personale. Perché se tu vuoi che il Signore salvi la tua famiglia e tu rigetti la salvezza, non puoi avere questo, questa fede dentro di te. Signore, la fede prestata, la fede di seconda mano, ci vuole la fede personale. La prima fede che viene attivata è del tuo rapporto col Signore. La fede prestata non porta da nessuna parte. Finché è viva nella tua mente, muoviti in fede. Dio ravviva la promessa stamattina al tuo cuore, ma tu devi ravvivare la fede, non perdere la fede per continuare. Ma come puoi seguire per vedere nella realizzazione? Abramo che cosa fece? Abramo si lamentò con il Signore, non c'erano le condizioni, però proseguì. Se tu vai a leggere dopo il capitolo 15, nel, nel capitolo 17, Dio gli parlò ancora. Ma lui continuò a restare fedele al Signore e Dio completò e abbiamo visto che ha completato. Tu devi mantenere viva la fede quando il Signore te lo mette nel cuore come te l'ha rinnovato ora. Tu devi continuare a seguire, mantenere un'attitudine di fiducia nel Signore. Come lo puoi fare? Ascolta bene, il Signore ti sta parlando. Muoviti in fede. Devi pregare per la tua famiglia. E' non inutile che gridi, salvatevi, se sono andato a finire all'inferno, oh, guarda che tu vai all'inferno, e il Signore ti manda all'inferno, io vado in paradiso, tu vai all'inferno. Tutta questa cosa non serve proprio a niente. Tu devi pregare per i tuoi familiari. Gli devi parlare con tutto il cuore, con passione, con amore, tu devi agire quando vedi che camminano diversamente. Non ti devi fermare. Abramo non si fermava, le condizioni non c'erano, ma lui credeva a Dio, perché Dio ti sta dicendo che salva te se tu ti dai a Dio e la tua famiglia. Quello è importante, quello che ti dice Dio, non che pensiamo noi. Di a ogni tuo familiare, io ti voglio insieme con me nel cielo perché solo che penso che tu vai a finire nell'inferno, io sto male. Se sei un credente, tu credi nel cielo, ma credi anche alle sofferenze dell'inferno, alla bruttezza dove ci sarà il pianto e lo stridore dei denti, e non penso che tu puoi. Parlare superficialmente con un tuo familiare nel dire vai all'inferno non mi interessa, perché se tu credi nel Signore Gesù, sai che Gesù ha detto che là ci sarà il pianto e lo stridore dei denti eternamente e tu devi perseverare, non devi perdere la fede che Dio lo salva al tuo familiare, perché se tu gli vuoi bene gli dici io ti voglio nel cielo con me. Io forse muoio, ma ricordati che io ti voglio nel cielo. Forse domani non ci sarò più, ma figlio mio, io ti voglio nel cielo con me. Papà, forse io domani non ci sarò più, sarò morto in un incidente con un cancro, non lo so, ma io ti voglio nel cielo perché nell'inferno ci sono pene eterne. Questo è perseverare nella fede. Digli io ti voglio nel cielo con il Signore, io non mi fermo di dirti che Gesù ti ama e io, io pure te lo sto dicendo, con la stessa passione di un familiare e di più, perché l'inferno è qualcosa di terribile. Noi abbiamo delle testimonianze di uomini che il Signore gli ha dato la possibilità di verificare, è tremendo, è pauroso, solo a pensarci, non ci fa dormire. Il Signore vuole salvarti. Tu devi accettare Gesù Cristo nella tua vita come personale salvatore. Io non mi fermo di dirti che Gesù ti ama e io pure. Dio ci voglia aiutare. Un ateo disse un giorno ad un credente, tu credi veramente che c'è il paradiso e l'inferno? Quel credente gli disse, sì ci credo veramente. Tu credi che c'è il cielo, gli disse l'ateo. Sì, io ci credo. E tu credi che c'è l'inferno dove? Le persone che non vanno in cielo e che non accettano Gesù vanno nell'inferno per tutta l'eternità. Il credente in cielo gli disse, sì sì, io credo che è proprio così. Quell'ateo gli disse, amico, io non credo in Dio, io non credo nel paradiso, io non credo nell'inferno. Ma se io fossi al tuo posto e credessi che le persone che incontro ogni giorno senza Gesù vanno nell'inferno per tutta l'eternità come lo descrive la Bibbia, io mi incinocchierei davanti alle persone e direi fermatevi, non proseguite sulla strada che siete perché davanti c'è un grande pericolo. Io li supplicherei, io li supplicherei perché se questo è vero non mi fermerei di dirglielo. San Paolo dice la stessa cosa, trovalo Matteo, c'è scritto, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Questo è il Vangelo. È l'amore di Dio che si trasmette attraverso i cuori di coloro che hanno conosciuto Dio. E che cosa facciamo? Noi facciamo, leggiamolo insieme. Non ti devi fermare, la tua fede la devi esercitare ogni giorno. Sappi che se tu sei un credente, questo si addice a te. Se non sei credente... Vale lo stesso, devi accettare Gesù Cristo come tuo personale salvatore, perché noi facciamo, leggiamolo insieme, noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio, gloria al Signore. Hai capito che cos'è il Vangelo? Hai capito perché il Signore vuole salvare te e la tua famiglia? Se sei un salvato non ti fermare, se non sei salvato devi credere nel Signore Gesù Cristo e il Signore salverà te e la tua famiglia e cambierà tutto perché il suo intervento potente nella tua vita ti dà il potere di vedere la tua vita e la tua casa cambiata se non va nel verso giusto hai proprio bisogno ora mentre parliamo ora non un'altra volta non dire un'altra volta che il Signore oggi sta passando davanti alla tua coscienza per dirti che oggi se tu credi nel Signore Gesù Cristo, Egli cambierà la tua vita. Vogliamo pregare insieme al Signore? Alzati, vieni verso la televisione. Vieni, alzati, perché oggi hai l'opportunità di ricevere Gesù nella tua vita ed Egli ti cambia. Oggi Egli co co continua a parlare al tuo cuore perché il domani non è nostro. Oggi Dio ti dà la possibilità di alzare la tua mano di fede verso di Lui e dire Signore, io ho bisogno di te oggi, oggi voglio accettarti nella mia vita come mio personale salvatore, non un'altra volta perché domani non è nelle nostre mani. Oggi il Signore ti ha fatto comprendere che tu hai bisogno della salvezza. Che Gesù Cristo ha acquistato per te sulla croce perché ti vuole dare una vita nuova. Alzati, spostati verso la televisione come un atto di fede verso il Signore. Non c'è nessuna cosa verso la televisione, c'è un atto di fede che tu ti sposti verso Dio ed insieme preghiamo il Signore per dire, Signore, ho bisogno di te oggi. Signore, ho bisogno di te, ti ringrazio. Prega insieme con me ad alta voce. Mettici il sentimento, il pensiero, la bocca, tutto il tuo essere che si rivolge al Signore nel dire: Signore, io ho bisogno di te. Dillo ad alta voce. Ti chiedo perdono, Signore, di non aver fatto questo passo di fede prima di ora. Ma ora, Signore, vengo a te. Diglielo col cuore. Ti chiedo perdono, voglio che tu devi essere il mio Salvatore. Diglielo ad alta voce. Lavami col tuo sangue, diglielo ad alta voce che il nemico sappia che tu stai facendo un patto con il Signore, che da questo momento tu vuoi camminare con Lui. Lavami col tuo sangue, ed io ti seguirò, Signore, perché tu hai dato la tua vita. Come prezzo di riscatto per me e io ti ringrazio che hai fatto quello che io non potevo fare. Da questo momento, diglielo ad alta voce. Voglio essere tuo. Il mio cuore lo dono a te, Signore. Vieni nella mia vita, diglielo ad alta voce, ed io ti seguirò, Signore. Grazie, Gesù. Amen. Amen vuol dire. Così sia, benedetto sia il Signore. E prendi nota dei versi che abbiamo letto e comincia, il Signore in questo modo tu sai che sei nato di nuovo, perché quando noi apriamo il cuore, il nostro essere e dichiariamo, col cuore crediamo e con la bocca confessiamo, lo Spirito Santo penetra nella tua vita. Prendi nota Genesi 15, 1 lamentazioni 357 genesi 15:2. genesi 13:16. genesi 12:2. Abacuc 23 atti 16 30, 31 giovanni 20:31. 31 primo corinzi 3 primo corinzi 15 3. isaia 53:5. Primo Corinzi 15, 4, Luca 24, 46 e 47, Atti 11, 14, Atti 16, 14 e 15, Secondo Corinzi 5, 20. Ti voglio ricordare per i calendari prendili Leggili, offrili, regalali perché tu possa essere un seminatore della parola del Signore. Cogli le occasioni per seminare la parola del Signore. Ti voglio ricordare anche il numero di conto corrente, perché per portare avanti questa opera che il Signore ci ha dato abbiamo bisogno della tua collaborazione. Quello che puoi, quello che il Signore ti mette nel cuore, non devi fare sacrifici per il Signore, quello che spontaneamente senti nel cuore per sostenere un'opera che Dio ci ha affidato. Il numero di conto corrente è 31 25 709, intestato a parole di vita, dove c'è scritto causale ci metti offerta TV. Se lo Spirito Santo ti mette nel cuore di farlo, fallo prima possibile perché ne abbiamo bisogno. Non ci vergogniamo di dirlo perché è un'opera che ci ha affidato il Signore e noi sappiamo che non sappiamo fare né televisione e né abbiamo la possibilità di farlo, ma proprio perché ci ha chiamato il Signore, questa è un'opera di fede che viene sostenuta da chi ha fede nel Signore che il Signore benedice coloro che sostengono l'opera sua se lo Spirito Santo ti mette nel cuore di fare la tua parte io ti assicuro che ne abbiamo bisogno perciò prima lo fai se lo senti nel cuore e prima il Signore ti benedice perché Lui benedice coloro che sono ubbidienti a quello che Lui dice perché l'ubbidienza è val Va più del sacrificio. Tu puoi fare qualsiasi sacrificio. Se sei disubbidiente allo Spirito Santo non ti serve a nulla. Dio ti benedica. Ci vediamo stasera alle ore 19.30 per la preghiera e condivideremo ancora un'altra porzione della parola del Signore perché la parola di Dio produce la fede nei nostri cuori. Essa parola... Produce la fede verso l'Idio vivente, il Dio di Abramo, di Sacco e di Giacobbe, il Dio del Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Dio ti benedica tanto tanto. Pace e buona giornata.